Era da un po' di tempo che non portavo libri, recensioni di libri. In realtà ne ho letti un po' e non ho avuto tempo di scrivere le recensioni, di farle bene. Però oggi porto un libro che ho letto, se così si può dire, d'incanto. Perché, non so se mi seguite su Instagram, sapete, se mi seguite su Instagram, ma se non lo sapete e se non mi seguite, vi dovete iscrivere. Comunque, lo dico adesso, c'è il mio bimbo dai nonni. Perché noi lavoriamo e l'asilo nido è finito, per cui l'altro giorno sono andato a prenderlo dai nonni materni e sono andato a portarlo dai nonni paterni, così insomma per par condicio. Nel frattempo, venerdì, era venerdì prima di Capodanno, di Ferragosto, ho comprato questo libro, La psicologia dei soldi di Morgan Housel, e per cui oggi voglio andare a fare una recensione di questo libro, perché comprandolo, avendolo comprato venerdì alle 16:30 e avendolo finito domenica alle 14:30, vuol dire che mi è interessato molto. Sono cose molto interessanti e ne andiamo a parlare subito. Però prima di cominciare, ovviamente volevo ricordare che questo è il risparmio. Io sono Pasquale e questo è il canale del vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Passiamo a parlare del libro un attimino, perché secondo me è un libro molto molto interessante. Mi sono segnato alcune cose con alcuni segnalibri. Ma poi sulle slide ho riportato altre considerazioni, perché voglio dare una immagine molto dettagliata di questo libro, perché secondo me non può mancare nella biblioteca di una persona che ha a cuore l'indipendenza finanziaria, l'investimento e il risparmio. Ovviamente, inutile che lo dica, il link di Amazon, se lo comprate, se lo volete comprare qui sotto, io ci guadagno una commissione e a voi non costa nulla di più. Bene, partiamo. Una delle prime cose che mi ha colpito di questo libro è questa voce. Quando l'autore va a dire semplicemente che tutti i libri solitamente sono lunghissimi e dicono troppe volte gli stessi concetti, allungando un po' la brodaglia. Lui invece ha cercato di stare sotto le 300 pagine e infatti il libro è 250 pagine, inclusa la bibliografia, perché ovviamente l'autore dice: inutile che vi faccio perdere tempo. Vi devo dire dei concetti, ve li dico subito nel minor tempo possibile, così non vi scocciate e lasciate il libro a metà e andate poi a mettere in pratica quelli che sono i miei insegnamenti. Fra i vari insegnamenti di questo libro viene riportata anche la voce e la storia di una persona che si chiama Ronald James Reed, e qualcuno forse che è un po' nell'ambiente degli investimenti e del risparmio l'ha già sentito nominare, che è stato un investitore filantropo, ma la cosa più importante, un benzinaio e un addetto alle pulizie, che abitava in Vermont e quando è morto, è rimasto vedovo, non si è mai risposato, ma quando è morto ha lasciato in eredità 2 milioni di dollari ai propri figliastri e 6 milioni di dollari a un ospedale. Lui, facendo il benzinaio, tutti pensavano che avesse vinto una lotteria o fosse successo qualcosa di particolare che nessuno sapeva. In realtà questa persona aveva semplicemente continuato a investire fin da quando aveva cominciato a lavorare in tutte le aziende ad altissima capitalizzazione che offrivano dividendi costanti, gli aristocrats, e alla fine della propria carriera lavorativa si era portato a casa questi bei 8 milioni di dollari. Uno degli insegnamenti di questo libro è appunto che l'interesse composto lavora sul lungo termine, ma lo vediamo nelle slide subito dopo. Un'altra cosa è, che viene riportata nel libro, che è stata molto interessante, è la fortuna. La fortuna viene identificata come una parte fondamentale del successo di una persona, perché viene riportata la storia di Bill Gates, che fondò Microsoft e che andava alla Lakeside School, insieme a un'altra persona che, insieme a lui e a Paul Allen, sarebbero diventati famosi, se tutto fosse andato secondo il piano, per la fondazione di Microsoft. Però la terza persona, che era Kate Evans, e che era anche lui molto interessato al progetto, morì in un incidente in montagna mentre sciava. Questo per far capire all'autore che appunto tutto quello che ci accade va a comunque non solo essere nostra farina nel nostro sacco, ma deve essere anche comparata a quello che è la fortuna. Un'altra cosa che mi ha interessato tantissimo è quella di John Bogle, il fondatore di Vanguard, che è morto nel 2019, e raccontò questo aneddoto una volta. A una festa organizzata da un miliardario, un certo Shetler Island Part informa un amico, Joseph Heller, che il loro anfitrione, un gestore di hedge fund, ha guadagnato più soldi in un giorno di quanti lui ne abbia guadagnati con il suo celebrissimo romanzo Comma 22.
È un romanzo molto, molto famoso, c'è stato fatto anche un film. In realtà il titolo originale è Catch 22. Comunque, Elle risponde: sì, ma io ho qualcosa che lui non avrà mai, e cioè abbastanza. Il concetto dell'abbastanza viene riportato nel libro diverse volte, cioè quello che noi abbiamo bisogno, la nostra necessità, non è la ricchezza assoluta, ma è la ricchezza che ci serve per raggiungere i nostri obiettivi. Un po' come quando nei vari video vado a parlare del fatto che ognuno di noi deve investire in funzione di quelli che sono i propri obiettivi di vita, i propri obiettivi di investimento. Per molte persone è battere il mercato azionario, il mercato generale, per altre non lo è, per altre è semplicemente creare un flusso di cassa, come faccio io, che all'età del pensionamento mi possono dare appunto una rendita mensile. Per cui averne abbastanza è sempre utile per capire, diciamo, come andarsi ad approcciare al mondo degli investimenti. Un'altra cosa molto interessante che mi sono segnato era riguardante appunto sempre il concetto di fortuna, e cioè il fatto che molte persone vanno a fare i loro business plan cercando di prevedere il peggio nelle varie cose che succedono in un'azienda, e loro possono pensare al fallimento, al tradimento di un impiegato che magari ruba i progetti. In realtà, la maggior parte dei danni provocati alle aziende e che hanno affossato le startup finanziarie sono molteplici e non hanno nulla a che fare col business. Questo è secondo uno studio che appunto il libro è andato ad analizzare. La maggior parte dei fallimenti delle startup innovative o dei danni economici vengono dati da rotture di tubature idrauliche, uffici che hanno avuto effrazioni con scasso, aziende sfrattate, negozio chiuso quando il cliente, per esempio, ha chiamato l'ufficio di igiene per protestare, un'email dell'amministratore delegato di un altro impiegato che era stata hackerata e per cui erano stati rubati dei dati, o il fondatore della startup ha avuto un crollo psichico e ha chiuso tutto. Per cui anche il libro qui va ad analizzare altri aspetti che sono relativi al concetto di fortuna, perché non tutto è correlato a noi stessi, al mondo degli investimenti. Ultimo punto, prima di passare alle slide, è quello che l'autore ci va a dare dei consigli fondamentali che servono appunto a andarci ad approcciare meglio all'investimento, al risparmio, a quello che è la nostra indipendenza finanziaria. Sforzatevi di praticare l'umiltà quando le cose vanno bene e il perdono, la compassione quando le cose vanno male. Meno ego e più ricchezza. Gestite i vostri soldi in modo che vi aiuti a dormire di notte. Se volete diventare investitori migliori, la cosa più importante che potete fare è allargare l'orizzonte temporale. Fate pace con l'idea che molte cose vanno storte. Potete sbagliarvi una volta su due e diventare ricchi lo stesso. Cosa molto interessante. Usate il denaro per diventare padroni del vostro tempo. Il discorso del tempo per me è importantissimo. Chi mi segue sa che ho iniziato questa avventura perché voglio avere più tempo per passare con la mia famiglia. Essendo tornato in Italia, non so quanto io possa arrivare nei limiti che mi sono previsto, però la variabile tempo è importantissima. Siete più gentili e meno vistosi. Risparmiate, risparmiate e basta. Non serve una ragione specifica per risparmiare. L'importante è risparmiare. Definite il costo del successo e stiate pronti a pagarlo. Apprezzate il margine di errore. Evitate gli estremi opposti delle decisioni finanziarie. È giusto che il rischio vi piaccia perché con l'andare del tempo andrà a pagarvi, a ripagarvi. Sappiate a che gioco state giocando, non pensate di trovarvi in un mondo che vi accetta per così come siete, ma dovete sapere quello che state facendo, e abbiate rispetto per il caos, perché il caos è quello che alla fine tende a darvi le soddisfazioni migliori. Avendo letto queste massime, andiamo un attimino alla recensione del libro vera e propria, per cui la recensione di The Psychology of Money, oppure La psicologia dei soldi di Morgan Housel. È un libro sui investimenti, la finanza personale e le decisioni aziendali. Housel descrive come le decisioni finanziarie vengono in genere insegnate come basate su una pura questione matematica, in cui i dati e le formule ci dicono esattamente cosa fare, ma nel mondo reale. Le persone non prendono mai decisioni finanziarie su un foglio di calcolo, però. Molti di noi prendono le proprie decisioni finanziarie magari a tavola, col partner, con gli amici, o in una sala di riunioni, magari con dei colleghi o con delle persone che parlano anche di noi e cercano di fare anche come noi degli investimenti, dove le storie personali vanno a interallacciarsi con tutto quello che è l'ego, l'orgoglio, il marketing, e gli stili incentivi sono mischiati insieme in una tipica visione univoca e unica. Housel fornisce esempi che esplorano gli strani modi in cui le persone pensano al denaro e insegna a come dare un senso migliore a uno degli argomenti più importanti della vita. Ciò che è interessante, come dicevo all'inizio di questa recensione, è che Housel è uno dei pochi scrittori che è consapevole del tempo del lettore. Il libro è coinciso, meno di 250 pagine, e lui tende a puntualizzare questa cosa,
quando il libro inizia. Il libro per cui si compone di circa 20 brevi capitoli costituiti da storie e aneddoti che trasmettono una serie di lezioni finanziarie e di investimento. La premessa alla base del libro è che fare bene con i soldi ha poco a che fare con quanto sei intelligente e tutto ciò a che fare con il tuo comportamento vero e proprio. Sono lezioni di vita su come risparmiare e come diventare ricche. L'allure della fortuna e del rischio. Questo capitolo Morgan Housel identifica la realtà che ogni risultato della vita è guidato da forze diverse dallo sforzo individuale e queste sono fortuna e rischio, che descrive come dei fratelli stretti. Diventare ricchi contro rimanere ricchi. In questo capitolo ci sono molti modi in cui, spiega Housel, possono essere utilizzati per diventare ricchi. L'industria del self-help bombarda con modi per farlo, ma ci sono solo alcuni, pochissimi modi per rimanere ricchi e questa è una combinazione, secondo Housel, di frugalità e di paranoia pura. Un altro concetto fondamentale, secondo Housel, è che gli eventi di coda guidano i risultati. Gli eventi di coda, che sono quelli rari, stanno a contornare un evento su un milione, che guidano la maggior parte dei risultati. Tutto ciò che è estremamente redditizio, influente e famoso è il risultato di un evento di coda. Le code guidano tutto il business e negli investimenti. Il potere del compounding. In questo capitolo, fra varie argomentazioni, Housel ci indica il fatto affascinante che 81.5 miliardi di dollari degli 84.5 netti di Warren Buffett sono arrivati dopo il suo 65esimo compleanno. La fortuna di Buffett è dovuta al fatto che è un buon investitore da quando era un bambino o comunque un ragazzino e il suo segreto degli investimenti è il tempo. Investe da tre quarti di secolo e per cui il compounding ha potuto lavorare molto bene. La ricchezza ti dà il controllo del tuo tempo ed è, come dicevo prima, un aspetto molto fondamentale per me. Il più grande valore intrinseco del denaro è la capacità di darti il controllo sul tuo tempo. Ti dà la libertà di svegliarti la mattina e fare quello che vuoi. Questo è il dividendo più alto che il denaro ti può pagare. La follia del provvisionale. Se le sorprese sono la trama comune della storia, allora utilizzare eventi da record come la Grande Depressione o le guerre mondiali per guidare la nostra visione degli scenari peggiori quando si pensa al futuro è profondamente fuorviante. Tutto è mutevole. Quando si presume che gli eventi peggiori e i migliori del passato corrispondono ai peggiori e ai migliori eventi del futuro, si sta facendo l'errore di presumere che la storia di eventi imprevedibili non si applichi a futuro. Niente è gratis. Tutto nella vita ha un prezzo. Il problema è che molte cose del prezzo non sono ovvie, specialmente dall'esterno. Quando si sperimentano in prima persona, il prezzo diventa evidente. Per il successo sono lunghe ore, duro lavoro, sacrificando la propria vita sociale e persino compromettendo a volte la propria salute psichica e fisiologica. Alcune tecniche chiave del libro che ho voluto riportare. Sì, sia la fortuna che il rischio sono difficili da misurare. Il confronto sociale è un problema, il confronto è il ladro di ogni cosa felice perché esiste sempre un pesce più grande, per cui mai paragonarsi agli altri, ma semplicemente fare le cose per noi stessi. Concediti la possibilità di vincere e sfrutta le lunghe code, per cui mettersi in una posizione in cui si possono sfruttare gli eventi rari. Il compounding funziona solo se gli dai il tempo di crescere. Un investimento per un anno non è un investimento a 30 anni, e Warren Buffett insegna. Avere la capacità di fare quello che vuoi, quando vuoi, è la fortuna ultima della ricchezza e su questo sono profondamente d'accordo perché è il mio obiettivo principale. Non essere tentato da coloro che ostentano la ricchezza. Qualcuno può sembrare ricco, ma è impossibile saperlo a colpo d'occhio. E da noi si usa l'espressione spararsi la posa quando compri semplicemente per farti vedere. Riduci il tuo ego e aspetta le migliori opportunità e puoi farlo succedere solo se risparmi. Sii ragionevole piuttosto che razionale, perché essere ragionevole è più realistico. Investire non è una scienza difficile. Ogni investimento non sarà vincente, per cui impara a pianificare di conseguenza. Come si diceva anche prima e come dice il libro, non tutti gli investimenti vanno bene, ma bastano la metà degli investimenti che vadano bene per diventare ricchi. Affrontare la volatilità del mercato, accertarlo ed abbracciarlo. E infine, corri la tua gara per te stesso, non correre la gara degli altri, non andare a confrontarti con gli altri. Alcune citazioni interessanti del libro che voglio riportare. In teoria, le persone dovrebbero prendere decisioni di investimento in base ai loro obiettivi e alle caratteristiche delle opzioni di investimento a loro disposizione in quel momento, ma non è quello che fanno. Il più grande valore intrinseco del denaro, e questo non può essere sopravvalutato, è la capacità di darti il controllo del tuo tempo. Una delle mie convinzioni, in questo caso ovviamente parlando è Housel, di investimento profondamente radicate è che c'è poca correlazione fra lo sforzo di investimento e i risultati degli investimenti. Ma c'è un solo modo per rimanere ricchi, una combinazione di frugalità e di paranoia. I trader a breve termine operano in un'area in cui le regole
che regolano gli investimenti a lungo termine, in particolare intorno alla valutazione, vengono ignorate perché irrilevanti nel gioco giocato. Chi investe a lungo termine e fa trading sono due persone, o comunque sono due strategie diverse, per cui vanno valutate ed da mettere in pratica in maniera diversa. Se una persona sola in un gioco con altri 7 miliardi di persone e infinite parti mobili, l'impatto accidentale di azioni al di fuori del controllo può essere più conseguenziale di quelli che prendi in considerazione consapevolmente. Usare i tuoi soldi per guadagnare tempo e opzioni ha un vantaggio sullo stile di vita con cui pochi beni di lusso possono andare a competere. Ed infine, dopo aver trascorso anni intorno a investitori e leader aziendali, mi sono reso conto che il fallimento di qualcun altro è solitamente attribuito a decisioni sbagliate, mentre i fallimenti tuoi, quelli che fai tu, sono solitamente attribuiti al lato oscuro del rischio. Allora ragazzi, questo libro mi è piaciuto veramente tanto. Poche pagine, si legge veramente velocemente e dice un sacco di cose interessanti. Una cosa che non ho detto, non ho riportato, ma vado a dire qui: lo scrittore Housel preferisce gli ETF, i fondi passivi, perché lui ha una propensione a rischio molto bassa e con gli ETF cerca di proteggersi in un certo modo. Però ovviamente ognuno fa le sue decisioni. Questo libro è interessantissimo. Come dicevo prima, vi lascio il link in descrizione per chi volesse acquistarlo. Mi farebbe un piacere, ci guadagno anche qualcosina io. E ovviamente, se questo video è stato di gradimento, mi farebbe molto piacere capirlo se tu lasciassi un pollice in su. E comunque, aprire una discussione per chi l'ha letto, per chi ancora non l'ha letto, mi farebbe molto piacere trovandomi magari qualche commento in più qui sotto nella sezione apposita. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Anche per oggi è tutto? Sì, sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!